È stata fatta una buona partita, l'avevamo preparata bene e sono contento appunto che il mio gol ha permesso di sbloccarla e magari di metterla un po' in discesa, ecco. E siamo stati bravi perché oltre a fare, come hai detto tu, una buona partita, una buona prestazione, mi è piaciuto anche lo spirito che abbiamo avuto alla fine, in cui nelle difficoltà siamo stati compatti, abbiamo cercato di subire il meno possibile, quindi secondo me, io sono tanto contento per la prestazione della squadra, ma anche per l'atteggiamento che abbiamo avuto. E dobbiamo ritrovarci un pochino da questo punto di vista e dobbiamo continuare su questa strada. È una vittoria che abbiamo fortemente voluto e quindi niente, deve essere un punto di partenza per poter ricominciare, insomma, un cammino che secondo me dobbiamo avere. Dal 31 ottobre, non solo gara di andata, ma gara decisa da Carlo Ilari, fino al 28 di febbraio, sono passati 4 mesi. Ci racconti un po' come li hai vissuti questi 4 mesi, non i tuoi migliori 4 mesi? No, assolutamente, io sono consapevole, insomma, del periodo un po' di bassi che abbiamo avuto, ecco, quindi penso che dobbiamo cercare di migliorarci e non guardare a quello che è stato in passato, ecco. Come non l'abbiamo fatto quando le cose sembravano andare molto bene. Dobbiamo, insomma, lasciarci alle spalle questo momento un po' negativo e niente, l'ho vissuto chiaramente con dispiacere, perché è chiaro che quando le cose non riescono e le cose non vanno bene, è chiaro che si cerca sempre di trovare una soluzione che a volte è difficile, perché chiaramente ci sono anche gli avversari, quindi abbiamo sofferto un pochino e, come ripeto, spero che questo sia un punto di partenza per ritrovarci e per continuare il cammino che avevamo intrapreso all'inizio. Sapevamo di incontrare una squadra in salute che nelle ultime partite aveva fatto molto bene e quindi sono molto contento dell'attenzione che abbiamo avuto e appunto della prestazione che abbiamo fatto. E niente, per quanto riguarda la Paganese, insomma, come ripeto, è una casualità, ma deve essere un punto di partenza, ecco. In questa settimana abbiamo lavorato tanto, avevamo proprio voglia di tornare a questa vittoria perché comunque abbiamo fatto delle prestazioni importanti dove non ci prendevano i risultati. Oggi comunque si è visto, abbiamo attaccato per tutti i 90 minuti, abbiamo creato tante occasioni da rete e siamo contenti per il risultato. Un mese importante, dove affronteremo delle grandi squadre come il Catanzaro, la Ternana e il Catania. Sappiamo che in questo momento dobbiamo continuare a lavorare in questo modo, ci impegniamo tanto durante la settimana, e curiamo tutti i particolari, che come abbiamo visto che curando quelli è quelli che fanno tornare alla vittoria. Perché comunque anche oggi penso che abbiamo fatto tante occasioni da rete, abbiamo creato tanto e non dobbiamo, cioè dobbiamo continuare così, sicuramente.